Ciao a tutti, ancora un esercizio tratto dal testo Modelli matematici Algebra 1 delle autrici Marzia Refraschini e Gabriella Grazzi della Atlas casa editrice, ancora un sistema composto ancora una volta da tre disequazioni, di cui questa volta due fratte, la prima e la terza, e una invece lineare intera numerica di primo grado, la seconda, ma avente coefficienti comunque frazionali, coefficienti razionali. Allora, come abbiamo fatto nel precedente esercizio, risolviamo simultaneamente, contemporaneamente le tre disequazioni, cominciando col trasportare. Allora, intanto andiamo a leggerla perché altrimenti magari qualcuno può non capire giustamente la mia scrittura. 7 meno x fratto 5 più 1 fratto x meno 1 è minore o uguale di meno un quinto x. Abbiamo un 4 meno x fratto 2 meno 7 meno x fratto 3 maggiore o uguale di 0. Aperta la tonda al numeratore, x più 1, chiusa la tonda al quadrato, tutto fratto 3, meno linea di frazione 4 fratto x meno 1 è minore o uguale di, al numeratore x quadro che moltiplica, aperta la tonda x più 1, meno 7, chiusa la tonda, meno 7, tutto fratto 3x meno 3. Come se spesso facciamo, trasportiamo questo meno un quinto x da destra a sinistra cambiando di segno per poi fare dopo, successivamente, un minimo comune multiplo. Scriviamo quindi 7 meno x fratto 5 più 1 fratto x meno 1 più, come detto, un quinto x tutto quanto minore o uguale di 0. Nella seconda possiamo già fare un bel minimo comune multiplo che tra 2 e 3, chiedo scusa, è sicuramente 6. 6 diviso 2 fa 3. 3 mi va a moltiplicare il 4 meno x. 6 diviso 3 fa 2, col meno 1 davanti, meno 2, che mi va a moltiplicare 7 meno x, tutto quanto maggiore o uguale di 0. Qui riscriviamo ancora x più 1 al quadrato, che possiamo, per la verità, sviluppare, visto che comunque l'x quadro andando via, perché parliamo di comunque disequazioni di primo grado, questa è la prevista, quindi abbiamo che x quadro più 1 più 2x è lo sviluppo di quell'x più 1 al quadrato, tutto fratto 3, meno 4 fratto x meno 1. Questa frazione algebrica la trasportiamo da destra a sinistra cambiandola di segno, meno linea di frazione, sotto abbiamo un 3 che moltiplica x meno 1, ho raccolto un 3 sotto, moltiplicando abbiamo x quadro per x e x cubo, x quadro per 1 e x quadro meno 7, tutto minore o uguale di 0. Proseguiamo avanti. Minimo comune multiplo nella prima è 5 che moltiplica x meno 1, come potete vedere. 5 che moltiplica x meno 1 diviso 5 è un x meno 1, quindi mi va a moltiplicare un 7 meno x. 5 che moltiplica x meno 1 diviso x meno 1 è 5, per 1 5. Infine, 5 che moltiplica x meno 1 diviso ancora un 5 è un x meno 1, quindi x meno 1 che moltiplica x per 1, quindi x che moltiplica x meno 1, tutto minore o uguale di 0. Moltiplichiamo nella seconda ambi i due membri applicando banalmente il secondo principio di equivalenza per 6, in modo tale che 6 sesti vada a 1 e 0 per 6 faccia 0. 3 per 4 fa 12, quindi rimane il solo numeratore, 3 per 4 è 12, 3 per meno x è un meno 3x, meno 2 per 7 è un meno 14, meno 2 per meno x è un più 2x, tutto maggiore o uguale di 0. Facciamo nella terza e ultima disequazione, che stavolta è fratta, un altro minimo comune multiplo che, come vedete, è 3 che moltiplica x meno 1. Diviso 3 e x meno 1, x meno 1 va a moltiplicare x quadro più 2x più 1, quello sviluppo di quel quadrato di binomio. 3 che moltiplica x meno 1 diviso x meno 1 fa 3, per meno 4 è sicuramente un meno 12. 3 che moltiplica x meno 1 diviso 3 che moltiplica x meno 1 è 1, per meno 1 fa meno 1, col meno 1 cambiamo i segni, viene un meno x cubo, meno x quadro, meno fa meno più 7, tutto ancora una volta minore o uguale di 0. In definitiva, andiamo a scrivere ancora. Numeratore della prima disequazione fratta, x meno 1 lo moltiplichiamo per 7 meno x. 7 per x è 7x, meno 1 per meno x fa x, 7x più x fa 8x. Meno 1 per 7 è meno 7, x per meno x è un meno x quadro, più 5 naturalmente, meno x più x per x è un x quadro, x per meno 1 è un meno x, tutto che va diviso ad 5 che moltiplica x meno 1, tutto minore o uguale di 0. E abbiamo che meno 3x più 2x è un meno x, 12 meno 14 è un meno 2, tutto maggiore o uguale di 0. Infine,
numeratore della terza equazione fratta, x per x quadro è un x cubo, x per 2x è un 2x quadro, x per 1 fa x, meno 1 che moltiplica x quadro più 2x più 1 è un meno x quadro, meno 2x, meno 1, e poi di seguito, meno 12, meno x cubo, meno x quadro, e infine più 7, tutto fratto, 3 che moltiplica x meno 1 minore o uguale di 0. Dunque, cominciamo col sommare i numeratori, poi teniamo conto che nella prima e nella seconda, nella prima e nella terza disequazione fatta nei denominatori, possiamo moltiplicare per 5 ambedue membri e per 3 ambedue membri, per eliminare questo 3 e questo 5. Possiamo farlo applicando come al solito il secondo principio di equivalenza, valido anche per le disequazioni quando, come anche per le equazioni, quando il numero è positivo. Quindi riscriviamo ancora. Notiamo come x quadro e meno x quadro siano due monomi opposti di secondo grado, quindi si elidono, si annullano. 8x meno x è un 7x. Meno 7 più 5 è un meno 2. Tutto fratto, come detto, il 5 se n'è andato, fratto x meno 1, tutto minore o uguale di 0. Ripeto, per mandare via il 5 ho moltiplicato per 5 qua e per 5 qua. 0 per 5 è 0, 5 quinti è appunto 1. La possiamo semplicemente moltiplicare per meno 1 ambedue membri e scrivere quindi x più 2, ma se moltiplichiamo per un numero negativo cambia, si inverte il verso della disequazione da maggiore uguale quale è a minore uguale di 0. Abbiamo che x cubo e meno x cubo sono monomi di terzo grado opposti che si annullano. 2x quadro meno x quadro fa x quadro che si annulla col meno x quadro opposto di secondo grado, rimane solamente x meno 2x che fa un meno x al numeratore naturalmente della terza disequazione fratta, meno 1 meno 1 meno 12 fa meno 13 più 7 è un meno 6, tutto diviso, solamente x meno 1 è tutto minore o uguale di 0, in quanto come detto abbiamo moltiplicato per 3 ambedue membri, 3 terzi è 1, 3 per 0 è 0. Siamo arrivati alle nostre tre disequazioni fratte. Cominciamo con chiamarle come al solito A, B e C. Cominciamo con risolvere la disequazione A. La disequazione A naturalmente prevede di porre il numeratore maggiore o uguale di 0, quindi 7x meno 2 maggiore o uguale di 0, e abbiamo che 7x sarà maggiore o uguale di 2, dividendo per 7, x sicuramente maggiore o uguale di 2 settimi. Il denominatore maggiore di 0, abbiamo che x meno 1 deve essere posto sempre solo maggiore di 0, ovvero x maggiore di 1. Riportiamo queste due soluzioni nel grafico dei segni. Parliamo di, naturalmente, della disequazione A. X naturalmente abbiamo che 2 settimi è un valore più piccolo di 1, quindi lo mettiamo prima, x maggiore o uguale a 2 settimi lo rappresentiamo così, tenendo conto che 2 settimi è incluso, tratteggio a sinistra, continuo a destra, x maggiore di 1 lo rappresentiamo così, attenzione che questa volta 1 è un valore escluso, tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, meno per meno più, più per meno meno, più per più più, a noi ci interessa quando è che è negativa quella disequazione, quindi scriveremo al posto della nostra prima disequazione, lo scriviamo qui, scriveremo semplicemente x compreso, come vedete, fra 2 settimi e 1, segno meno, quindi x compreso fra 2 settimi e 1, dove 1 è escluso, 2 settimi è incluso. Andiamo con la disequazione relativa alla lettera B, dove poniamo, naturalmente in questo caso la scriviamo, x più 2 è minore o uguale di 0, quando x è minore o uguale di meno 2, è già risolvibile. Passiamo dunque a risolvere la terza disequazione fratta, la seconda delle due, la C, dove poniamo, vedete, il numeratore maggiore o uguale di 0, quindi poniamo meno x meno 6 maggiore o uguale di 0, cambiamo i segni, quindi moltiplichiamo per meno 1 ambedue membri, abbiamo x più 6 minore o uguale di 0, che vuol dire x minore o uguale di meno 6, denominatore sempre solo positivo, x meno 1 è maggiore di 0 quando x è maggiore di 1. Riportiamo queste due soluzioni nel grafico segni, eccone un altro. Abbiamo dunque meno 6 naturalmente sta molto prima dell'1, x minore o uguale di meno 6 lo rappresentiamo così, x maggiore di 1 lo rappresentiamo così. Tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, meno, più, meno. Ci interessano i segni meno perché ci interessa sapere quando è che la frazione è negativa. Quindi vediamo che la terza disequazione infatti è verificata quando x, naturalmente faccio notare che il meno 6 è incluso, l'1 no.
quindi quando x è minore o uguale di meno 6, unione x maggiore di 1. Scritte le tre soluzioni delle tre rispettive disequazioni, due fratte e quella in mezzo che era lineare, intera, non fratta, riportiamo tutti i valori e le soluzioni nel nostro grafico sistema. Ovvero riportiamo il valore più piccolo, ovvero il meno 6 nell'ordine, poi abbiamo naturalmente il meno 2 sempre negativo, poi abbiamo un 2 settimi, che è un valore positivo ma molto vicino allo 0, a destra di 0, e poi naturalmente il valore 1. Naturalmente abbiamo indicato con A, B e C le tre soluzioni delle tre equazioni. Ricordo che dobbiamo, come soluzione del sistema, dobbiamo ricercare l'intervallo o eventualmente gli intervalli in cui ci sono tante linee continue, quante sono le soluzioni, quindi tre linee continue. Allora, cominciamo. Soluzione A, x compreso fra 2 settimi e 1. Lo rappresentiamo così, lasciamo spazio bianco a sinistra di 2 settimi, a destra di 2 settimi. 2 settimi è incluso 1, no. X minore o uguale di meno 2. Linea continua a destra di meno 2, meno 2, la sezione è incluso, lasciamo lo spazio bianco a destra di meno 2. Infine, x minore o uguale di meno 6. Unione x maggiore di 1, e vedete che se tiriamo giù, naturalmente spazio bianco nello spazio compreso fra meno 6 e 1, tiriamo giù le linee, ma non troviamo, come vedete, nessun intervallo in cui compaiono tre linee continue. Ora, anche ci è già capitato, mentre nell'esercizio in cui ci è capitato che l'insieme era vuoto, venivano però tutte convergenti in un punto che era 1. Qui abbiamo che invece non c'è nessuna convergenza in un valore, quindi non possiamo neanche scrivere x uguale meno 6 oppure x uguale meno 2 oppure x uguale 2 settimi oppure x uguale 1, perché vedete che non abbiamo nessun tipo di coincidenza. Invece in quell'esercizio tutte le linee comunque confluivano in un punto che era x uguale 1, quindi possiamo dire che in definitiva la soluzione di questo sistema è insieme vuoto, ovvero l'insieme non ha assolutamente soluzioni.